Amici di Calcio Napoli 24, siamo in Piazza Duomo, luogo iconico della città milanese, con due tifosi del Napoli provenienti da Caserta. Come vi chiamate? Angelo, Gaetano. Angelo e Gaetano, qui per motivi lavorativi, a quanto sì. ho capito. Sì, sì, sì. Ma ovviamente stasera... Forza Napoli! Forza Napoli sempre! E senza Osimhen, senza Simeone, su chi puntate come centravanti? Gaspadori. Io Kvaratskhelia. Kvaratskhelia falso 9? Sì, spero di sì. E credete che dopo il 4-0 del Maradona ci possa essere una reazione positiva da parte degli azzurri? Io quello che penso io è che il Napoli ha capito come è il gioco del Milan e sicuramente stasera 3-0 scontato. 0-3 per il Napoli. 0-3 per il Napoli, già giocata e scontato sicuro. Ah, quindi avete anche scommesso. Sì, sì. E in chiave, quindi passaggio turno, con un pronostico del genere per stasera, credo che siate fiduciosi anche per il passaggio sì. turno. Sì, 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 tutto a posto. Sicuramente speriamo che prendiamo l'Inter. A tal proposito, avete immagino, non so, amici o colleghi milanisti interisti? Interisti, sì. Interisti anche. Mio cognato milanista. E cosa dicono i milanisti in merito a tutta questa vicenda? Non parlo. Allora, diciamo che gli interisti invece ho notato che ci tifano e vogliono affrontarci in semifinale per fare una semifinale italiana. Quindi per loro meglio Napoli che il derby contro il Milan? Sì, secondo me sì. Quello che penso io basta che una squadra italiana va in finale nel Champions League. Sarebbe cosa che manca da parecchi anni, la Juve è stata l'ultima. Ragazzi, proverete a scendere a Napoli per la festa Scudetto? Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Siamo già lì. Quindi l'esodo è già avviato? Sì, 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 tutto a posto. Ringraziamo i nostri amici da Caserta e continuiamo a Napoli! Il nostro giro a Piazza Duomo, grazie. Posso disturbare questo momento di sport bellissimo, un bimbo milanista con due signori napoletani, tifosi del Napoli, non so se siete amici o meno. Cugini. Mi sono intromesso a gamba tesa, quindi cugini, tu sei il piccolo? Luca. Luca, mentre voi? Luigi. Pasquale. Giuseppe. E immagino che voi siate tifosi milanisti. Milanisti, milanisti. Perché vivete a Milano? No, no, siamo di Brescia, nativo napoletano, tifoso milanista col cuore partenopeo. Però il piccolo Luca è tutto milanista, immagino, no Luca? Sì. C'è il nome di qualcuno? Sì, ah, Rafa Leao, ovviamente. È sempre lui che tra l'altro al Maradona ha purgato il Napoli. Cosa ne pensate in merito a quanto accaduto una settimana fa, più o meno? E se questa gara del 4-0 può condizionare negativamente o positivamente il Napoli? Vabbè, questa è sicuramente un'altra partita, quindi 4-0 di campionato... non conta, quindi speriamo che sia comunque una bella partita, ci divertiamo e poi abbiamo sempre la partita di ritorno poi da a Maradona, martedì e voi ci sarete martedì? Ci saremo anche martedì. Quindi voi siete in trasferta? Quanto? In trasferta, sì, siamo arrivati oggi. E non c'è Osimhen, non c'è Simeone, Raspadori è comunque una forma abbastanza precaria, giustamente perché non gioca da un bel po'. Su chi puntate per sostituire Osimhen? Falso 9 o Raspadori a mezzo servizio? Cosa ne pensi? Io penso che falso 9 è il must per partire, anche perché Raspadori non ha i 90 minuti nelle gambe. Quindi io prendere il pareggio a Napoli, a Milano e poi mi gioco la partita in casa. Tra sei giorni, perché ricordiamo che... è di una settimana, sì, subito. Una toccata e fuga praticamente, cosa che potrebbe comunque essere positiva perché magari no. E speriamo di recuperare almeno Osimhen per il ritorno, sarebbe una carta in più. Assolutamente sì, è un pronostico, quindi tu hai detto 1-1, speri. Secondo Luca invece? 2-2 o 2-1. Quindi giustamente propende più verso la sponda rossonera, secondo te? 2-2, 2-2, fatto bene. Sarebbe assolutamente positivo. Bene, al papà bresciano? Pareggio, pareggio, 2-2. Quindi solo Luca è sbilanciato sulla vittoria, tutti quanti il pareggio, che alla fine potrebbe essere il risultato più giusto. Speriamo bene. Buona partita, ovviamente sempre forza. Milan. Volevo beccarlo, ora niente. Grazie mille. Ciao. Amici di Calcio Napoli 24, siamo con un tifoso del Napoli d'eccezione perché è argentino. Innanzitutto, come ti chiami? Nahuel, de Argentina, vivo in Messico, hincha del Napoli por Maradona, lo más grande que hay, y Boca Junior Argentina. Boca y Napoli, lo mismo, in Argentina. E quest'anno c'è Giovanni Simeone nel Napoli, il Ciolito, stasera non giocherà per infortunio.
cosa si dice in Argentina del Napoli quest'anno? Como que ahora el Napoli está con fuerza, después de Maradona que nunca ganó un Scudetto, y este es el momento de ganar el Scudetto. Y la Champions la puede ganar. Hoy con un empate 1-1, jugando en San Paolo, puede ganar. ¿Stasera sarà allo stadio o...? Voy a ir al estadio, sí. Voy a andare per vedere un po' la situazione. E tu vivi in Messico, hai detto. C'è nel Napoli Lozano, che è messicano. Qual è il pensiero dei messicani anche sul Napoli? Cosa parlano di Lozano, del Napoli? No, il messicano vive il football messicano. Quindi... Tranquillo. Sì. E l'argentino euforico, napolitano lo mismo. Quindi... E l'italiano in sì. Pero napolitano come l'argentino, come l'hincha de Boca, come il tifoso senese. Come appunto il tifoso senese, stasera quanto finisce il risultato? 1-1, 1-0? 1-1. 1-1. Chi segna? Kvaratskhelia. Sì. Sì. Grazie mille al nostro amico argentino e buona partita, e sempre forza. Napoli. Grazie mille. Ciao.